La discussione sulla riforma sanitaria lombarda, che modifica la legge numero 23 del 2009, è stata interrotta nella mattina del 24 novembre 2021 da una seduta ordinaria convocata dal Presidente del Consiglio Alessandro Fermi per discutere i provvedimenti già calendarizzati. Si è discusso della proposta di risoluzione sul documento di economia e finanza 2020 e il bilancio consolidato. All'ordine del giorno anche una proposta di atto amministrativo di variazione al bilancio dell'Assemblea regionale, contenente anche una seconda applicazione del risultato di amministrazione 2020. Nel pomeriggio la seduta consiliare ha ripreso il dibattimento sulla riforma sanitaria regionale. Un confronto acceso tra maggioranza e opposizione che ha visto in prima linea il Movimento 5 Stelle, che nella giornata del 23 novembre ha partecipato ad un flash mob in piazza Duca d'Aosta, nel corso del quale i pentastellati hanno distribuito materiale informativo e hanno srotolato uno striscione con la scritta «Sanità senza profitto». Il Movimento 5 Stelle è quello che sta sostenendo sostanzialmente ore di dibattito in aula e stiamo tenendo qui la maggioranza per fargli capire gli errori che stanno facendo con questa non riforma. Si è deciso di andare in continuità, di mantenere gli errori fatti da Formigoni, di privilegiare il privato rispetto al pubblico, di fare nomine politiche in sanità. Noi crediamo che questo sia il momento di riformare la sanità lombarda per portarla sul territorio, vicino ai cittadini e per riuscire a dare quei servizi pubblici di base che tutti meritiamo. Non possiamo pensare di avere una visita solamente se paghiamo al privato la possibilità di farla domani e se andiamo nel pubblico la facciamo tra 6 mesi. Questa è stata la destrutturazione della sanità pubblica lombarda, che era un'eccellenza, fatta dal centrodestra in questi anni per privilegiare i privati, e poi spesso abbiamo visto che era dovuto anche magari al malaffare. Ecco, fino a quando si proseguirà ora? Qual è la calendarizzazione di questo dibattimento? Beh, noi andiamo avanti oltranza, possono mettere le notti, possono mettere la mattina presto, o il sabato, la domenica, per noi non è un problema. Priorità è la salute dei cittadini lombardi. Domenica faremo una manifestazione qui davanti al Pirellone, durante la discussione in aula, perché probabilmente appunto saremo qui anche domenica, e chiamiamo all'appello tutti i cittadini lombardi, tutti i milanesi, che vengano qui con noi per la salute, per i cittadini, per poter avere una sanità che sia pubblica e a disposizione di tutti. Poi i tempi stringono, bisogna approvarla, giusto? Questo è un racconto che stanno facendo dalla maggioranza. Noi abbiamo proposto di discutere la legge, la riforma sanitaria, già in tempi non sospetti, quando c'era stato segnalato dal Ministero, già praticamente un anno fa. Non hanno voluto farla, sono arrivati in scadenza, adesso con la scusa che ci sono le scadenze del PNRR per le case della comunità vogliono accelerare. Non è vero, non è la riforma sanitaria che è collegata alle case della comunità, tante altre regioni stanno istituendo case della comunità, ospedali di comunità con i fondi del PNRR portati da Conte senza fare una riforma sanitaria. Quindi questa è una scusa per cercare di sviare l'attenzione, ma dal centrodestra questo ce lo aspettiamo. Va bene, apro la votazione. Il Consiglio regionale del 24 novembre è stata anche l'occasione per approfondire il tema della seconda edizione del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile dal titolo Qui cresce il futuro, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2021. Si tratta di un momento di riflessione e proposta per il futuro che Regione Lombardia ha voluto aprire a tutti i soggetti interessati. È un avvenimento importante questo forum sulla sostenibilità, perché è un termine ancora dibattuto tra le imprese che invece devono comprendere che è un investimento per il futuro. La sostenibilità è un tema molto ampio che richiede un'analisi complessa, però per semplificare posso dire che ancora scontiamo l'estrema discussione del dibattito pubblico e politico riguardo a questo tema, che invece coinvolge tutti e che ormai è urgente da superare. Lo ha detto anche il Presidente Draghi in molti suoi interventi, abbiamo visto anche le pressioni di tutta la popolazione, soprattutto giovanile, in questi tempi. Noi come Regione Lombardia abbiamo il compito di, tra virgolette, educare la popolazione a questo tema e anche sostenerla, sia con la ricerca di finanziamenti, sia con l'erogazione di norme apposite proprio per aiutare le aziende in questa grande trasformazione del tema della sostenibilità. Ma sostenibilità comprende anche
la disuguaglianza di genere, la riduzione proprio della disuguaglianza tra le famiglie, tra i generi, e anche la parità di genere, ma è anche un aiuto per equilibrare il lavoro e vita privata. E noi, per esempio, nel mio assessorato della formazione e lavoro stiamo varando delle misure proprio per favorire una maggiore facilità, una maggiore armonia tra il lavoro e la vita privata. La sostenibilità oggi è un tema imprescindibile, ma, come ripeto, non è soltanto ambientale, ma riguarda anche la vita di tutti noi. Il 24 novembre a Palazzo Pirelli è stata convocata anche una conferenza stampa per lo sviluppo del turismo della montagna lombarda. Posti molto belli, impianti che sicuramente rispettano la qualità, e io credo che gli interventi che verranno anche fatti per le Olimpiadi potranno ulteriormente migliorare l'attrattività di questi bellissimi posti. Penso che quindi ci siano tutte le componenti necessarie per continuare a parlare di montagna, continuare a parlare di rilancio della montagna, anche perché per noi è importante anche da un punto di vista sociale. Noi vogliamo che le montagne non si svuotino, vogliamo che le montagne continuino a vivere e continuino ad essere alla base della ripartenza anche da un punto di vista idrogeologico, perché noi dobbiamo tutelare quei territori.